lui in questo caso è il difensore, ok? Io sono un attaccante, un centrocampista, un difensore, non cambia niente. Il concetto di questo esercizio è, innanzitutto incominciamo a imparare anche a sentire il nostro avversario, è presente, c'è, non abbiate paura di toccarlo, ok? Quindi se lui cerca di venire avanti, prova, mettiamoci un attimino di resistenza, ok? È importante in partita, ragazzi. Arriva il pallone, quindi incominciamo a capire, sinistro, mi giro, calcio. Poi ci sono tante altre cose, qua è anche un po' inventiva vostra. Arriva il pallone, op, giro, calcio. Questi sono comunque controlli palla orientati che secondo me servono molto. Posso anche andare d'esterno, così, interno. Incominciamo a mettere un po' di fantasia anche voi. Può arrivare, vediamo, un altro controllo, secondo te? Colpetto alto. Colpetto alto, sono di? Esterno. Esterno vai da un'altra parte. Quindi vai, io vado di qua, in realtà vado di là. Ok? Io questo te l'ho fatto vedere prima, ma volevo fare... Poi tu mi stavi seguendo, mi volevi zanzare e ti ho fatto questa roba. Però il controllo è praticamente, op, vado di qua in col pallone, ok? Esterno e vado col pallone. Ora vai, fallo tu. Quindi il giocatore ti arriva, ok? Va bene. Vai, questi sono tutti i controlli palla. Attaccante, difensore, centrocampista, esterno, terzino. Servono a tutti, ragazzi, servono perché sono controlli. Lasciate stare il tiro, ma sono controlli palla. Palla del portiere, vieni. Palle vicino, ragazzi, palle vicino. Sensibilità. Oggi abbiamo parlato molto della sensibilità, è fondamentale nel calcio. Sei tu che controlli il pallone, non il pallone che controlla te. Dobbiamo assolutamente incominciare a avere più sensibilità nel piede. Cosa? Passa Gino un attimo, lui? Pallone? Sì, sì, no, tranquillo, quello che vuoi. Ti faccio vedere, un esercizio banale, tornando velocissimamente per la sensibilità, che lui sbaglia questi controlli, per farvi capire, questo è un esercizio che richiede, sembra una cavolata, ok? Però richiede scelta di tempo, tocco morbido, ok? Provalo. Sapete perché sbaglia? Perché lui ancora, giustamente non ha mai fatto questo tipo di esercizio, ma deve sviluppare molto la sensibilità nei piedi, come penso l'80 se non il 90% di voi, dei dilettanti in questo caso io parlo, dobbiate incominciare un attimino a lavorare su queste piccole cose. La palla arriva e sono io che la tocco, a qualsiasi distanza, non è il pallone, vai? Qua è il pallone che decide, lui non sa cosa fare, perché la testa, non abbiamo allenato la testa e i piedi, non ha la sensibilità ancora. Ma questo esercizio, se lui continuerà a farlo, piano piano lo fa. Abbiamo visto con Mattia, che ci ha aiutato in questa nostra piccola, questo nostro piccolo video dell'Accademy di Giovani Promesse, alcune basi del calcio, quindi sensibilità del piede, controllo palla. Sicuramente queste cose vi possono essere utili in una partita. Con questo è tutto, oggi vi diamo un saluto anche da parte di Mattia. Ciao, grazie. Alla prossima con gli altri step dell'Accademy di Giovani Promesse. Un abbraccio a tutti, Andrea Cabrini.